Giunto il momento del taglio e non si torna più indietro. Che ne dite? Dopo il taglio mi sembra buono, no? Oh, non lo vedete voi? Buongiorno a tutti. Allora, quest'oggi risiamo nel container. Sì, con un po' di casino perché sto dando un po' una sistemata, dato che ho fatto il video dei monopattini, li ho tirati tutti fuori, ora li stavo risistemando, scegliendo quali vanno, quali non vanno. Allora, è uscito recentemente l'annuncio che la Velocifero ha fatto uscire il monopattino più veloce al mondo, quasi 200 km/h. Ovviamente in tutti i miei video faccio vedere che si poteva andare a 200 all'ora, 800 all'ora, e tutti mi avete detto sì, ma in aria, su strada non l'hai mai provato. E ovviamente dopo l'annuncio di Velocifero, il monopattino più veloce al mondo, mi è venuta la mania del cazzo piccolo, per cui devo tirare fuori i miei superpoteri da cazzo piccolo e smostrare qualcosa, no? Io in tutto questo tempo mi sono sempre concentrato non tanto sulla velocità, non tanto sulla potenza, ma su quella che secondo me era il vero futuro, perché un monopattino che praticamente è un T-Max, che va super veloce, secondo me per strada non ha molto 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 senso. Però, soprattutto dato che ora li stanno per vietare, però giustamente è un'esibizione, no? E quindi dovevo esibire qualcosa. Anche io, che mi sono sempre basato sull'efficienza energetica, cercando di dimostrare che un motore che era più efficiente energeticamente era meglio di un motore particolarmente prestante e poco efficiente, perché ovviamente è meglio fare con un blocchettino 100 km piuttosto che con 100 blocchettini un solo chilometro, fatto a 200 all'ora impennando però un solo chilometro. Ma adesso mi è venuta la mania del cazzo piccolo, per cui devo trovare qualcosa qua giù su cui partire la base. Allora, ieri, sempre i gruppi WhatsApp, lo sapete, ho chiesto chi è che ci voleva stare a partecipare e a costruire un veicolo particolarmente veloce e potente. Ora, dato che deve essere un'esibizione, quali sono le regole di ingaggio di questo lavoro? Mi metto a fare il loro stesso veicolo, dove però loro sono un'azienda e io ho un sacco di veicoli, ma tutti distrutti. E quindi farei il veicolo tipo riciclo? No, deve essere un'esibizione, ma al contempo un qualcosa di buono. Per cui ci siamo messi d'accordo, abbiamo trovato un po' di soluzioni che possono essere fattibili. Tuttavia, sta a me, perché io voglio muovermi e non voglio aspettare 7-8 mesi e un sacco di soldi da tirare fuori, per preparare il primo prototipo su cui poi andremo a fare tutte delle migliorie. E ho trovato un progetto a cui sono affezionatissimo, che però tanto è messo malissimo perché l'ho lasciato andare più volte, e quindi è giunto il momento di non solo risistemarlo, ma di dargli nuova vita. Questo è il progetto a cui sono molto molto legato. Era un scooter elettrico barra bicicletta perché aveva i pedali, che avevo preparato una vita fa. Doveva essere la prima esposizione di quello che potevo fare. Guarda quanta polvere c'è sopra. Aveva il vecchio loghettino che avevo fatto preparare io. L'avevo tutto preparato io dalla sella che l'avevo fatta rifare, perché la base era tipo questo. Questa era l'altra versione. E questa qua giù, ora non si vede. Questa era l'altra versione, e questa invece è la versione preparata, dove ci siamo andati anche in quattro, abbiamo fatto un sacco di cose. Poi hanno provato a rubarmene, me l'hanno spaccato, hanno fatto un sacco di cose. È rimasto fuori all'acqua per molto tempo, quindi si è arrugginito. Però secondo me, dato che quel monopattino di Velocifero, a mio avviso, è un T-Max senza sella, potremmo realizzare un monopattino con questo, togliendogli la sella. I pedali li tolgo, però li lascio perché potremmo riconvertire tutto un indomani in un altro progetto. Per cui questo sarà il progetto di partenza. Lo voglio tirare fuori. Ok, questo è quello che rimane del veicolo, decisamente diversamente pronto, decisamente da rivedere. È ridotto così perché sono un vero coglione. Che avete presente quando arrivano quei clienti che cercano un pezzo di ricambio che non si trova a prezzi allucinanti? E gli ho detto, ma ce n'ho uno, prendilo dal mio. E ho fatto il coglione, e qui gli ho dato un motore buono. Ma tanto nel tempo ho recuperato un sacco di motori. Questo l'avevo lasciato fuori, me l'hanno, come ho detto, provato a rubare. Per cui è disintegrato, veramente non c'è più nulla di sano in questo. Per cui è giunto il momento di fargli un bel restyling. L'idea è semplice quanto complicata da realizzare, ma abbastanza semplice. Prendiamo questo telaio. Tagliamo la parte dietro della sella, quindi tagliamo decisamente il telaio.
la parte dietro, facciamo una piccola rampettina per permettere comunque sia l'ammortizzazione posteriore. I pedali li togliamo per ora, ma poi vedremo cosa farci con questo progetto qua giù. La carenatura per ora non me ne frega, la lascio stare perché tanto quella per ora è la cosa più inutile. Ma invece voglio lavorare sulle ruote. Ruote grosse, ok, mi piacciono, ma dato che deve essere un'esibizione di quello che possiamo fare, che senso ha tenerlo con un solo motore super mega potente? Ho idea di fare qualcosa di diverso. Dato che quindi non c'è più bisogno di un solo motore, perché le regole di ingaggio sono cambiate, ho intenzione di cambiare i motori da poterli mettere, così anche un indomani da poterlo rirendere legale e poter circolare. Quindi decideremo noi quanta potenza andare a dare ai motori e quindi renderlo legale o illegale, quindi potrà circolare su strada e senza strada e potremo riconvertirlo in altra maniera. Secondo me sarà un progetto davvero davvero interessante e sono molto contento di aver scelto quel mezzo per fare questa cosa. Perché se lo merita, si merita un po' di attenzione, una rinfrescata e un po' di attenzione. Quindi vi presento i motori. Dato che i motori sono una cosa che qua giù non mancano assolutamente, ho intenzione di andare a utilizzare, e mi farò aiutare per montarli in maniera anteriore, questi motori qua giù. In realtà ne ho una caterba, quindi adesso cercherò di trovare i due più simili anche da controllare. Questi motori qua giù sono già molto molto potenti, questi li avevo utilizzati su quel mezzo con un'ancora cercavo di arare i terreni, per cui l'ho alimentato, sovralimentato a quasi 8000 watt e ha retto, perché come vediamo le piste non sono per nulla bruciate, sono sporche, perché ovviamente l'ho mandata nel fango, gli ho fatto fare le peggio cose, però non sono per nulla messe male, sono messe benissimo. Anche questi motori qui li ho tutti sovralimentati, ma reggono che una berba. L'unica cosa sono questi 40 Tesla e questi 25 Tesla, la potenza dei magneti, per cui buoni, ma c'è di meglio. Quello, per farvi capire, è un motore della Talaria o delle Surron, che è molto potente, però non voglio usare quello. Io voglio usare due di questi, un anteriore e un posteriore, in più un terzo motore centrale che voglio montare questo qua giù. Per farvi capire, questi li ho già fatto raggiungere da soli oltre 140 km orari. Quello da solo a magneti 50 Tesla potrebbe raggiungere solo questo, i 200 km orari da solo, ma vogliamo qualcosa che sia proprio un'esibizione di tutto quello che sappiamo fare. Per cui voglio, e questo sarà un bel progetto lungo, montare entrambi i motori, anteriore e posteriore, più quello lì centrale che scaricherà sul posteriore, a cui metteremo un rocchetto ruota libera per farlo accelerare. Ora potremmo anche montargli un freno a disco lì e montare un rocchetto con trazione diretta per frenarlo. Però non lo so, questa me la studierò in corso d'opera. Diciamo che i motori non mancano. Il lavoro da fare sarà sicuramente enorme. Dobbiamo andare a tagliare il telaio, smontare le carene, ovviamente, dargli una ripulita a tutta quella che è la ruggine e tutto. Ovviamente cercare di ristudiare, dato che hanno provato a rubarmelo, se il manubrio è dritto, ma non penso, penso che sia parecchio storto. Andrà costruita una dima per vedere se è tutto dritto, rimontarlo, predisporre le forcelle o cambiare le forcelle per il freno a disco anche posteriore, dove ora invece c'è il tamburo, cambiare cuscinetti, revisioni possibili e immaginabili, preparare il carro per reggere sobbalzi e sollecitazioni estreme. E ristudiare dove mettere la batteria, una batteria che sarà quasi 50 kg di batteria, per cui ovviamente un peso che influirà tanto, più quello del conducente, che speriamo di prendere una persona abbastanza leggera. Bel progetto, eh? Tenetevi bene presente questa scena, perché la cosa più pericolosa mentre vai sono le vibrazioni. A parte il fatto che ora il motore è aperto, smontato, non fissato, ok, però la cosa più pericolosa sarà questa. Vibra tantissimo, vedete? E noi ovviamente al fine del progetto dobbiamo risolvere questa problematica qua giù. Quindi tenetevi bene presente perché vedremo come andrà a finire. E guarda com'è ridotto, tutto rotto. Ora, non vi volevo dare degli spoiler, ma siccome sempre nel container di scooter elettrici ne ho un bel po', in realtà perché prepararne solo uno? Facciamo un paio di prove, già che ci sono, almeno mi diverto. E uno in particolare doveva essere quello che dovevo costruire per sfidare il Brusa e l'Aco Creative, ma questa sfida non è mai stata accettata, per cui purtroppo io non posso partecipare alla loro sfida. Così, ancora una volta, esibizione del cazzo piccolo che ho io, quindi porterò
un po' più scooter. Allora, ho smontato la prima parte di sella, la pedana, perché se no non può venire via tutto. Questo pezzo in realtà lo volevo far venire via tutto, così dopo lo seguo, ma si vede già che qui tanto non c'è rimasto praticamente nulla. Va risistemato tutto, il telaio era rinforzato ma per la seduta, ma noi toglieremo tutto quanto. Allora, così è un po' meglio, no? Si vede un po' di più quello che voglio fare. Vedi che i veicoli vanno visti, perché io avevo una mezza idea, ma quasi quasi ho già cambiato idea. La mia idea era di tagliare tutto. Taglio qui, levo tutto. Piccolo attacco da mettere così sopra la ruota, stile parafango, a cui scaricare l'ammortizzatore. Ma siccome in realtà io li voglio montare anche il terzo motore, sarebbe bene il terzo motore farlo essere più diretto possibile. Per cui quasi quasi io tolgo questo, tolgo questo, tolgo questo, ma questa piccola parte qua giù con l'ammortizzatore lo tengo. Giunto il momento del taglio e non si torna più indietro. Che ne dite? Dopo il taglio mi sembra buono, no? Oh, non lo vedete voi? Oh. Che ne dite? Allora, si presenta così. Gli ho tolto le carene per vedere come era messo sotto, quanto ci fosse da lavorarci. Gli ho tolto vari pezzi dei pedali. Attualmente questo, sta versione si presenta così, con la ruota che, non lo so, ecco, tanto piccola non mi pare, non è quella di una moto, è sottile, però c'è da dire, a parte che sono sgonfie, ma che le biciclette da corsa non montano le ruote fatte. Test numero 1, ne ho 20 kg circa di batteria, che è quella poi del risciò, ce la metto sopra, e come vedete manco la sente. Ora la scarico, perché tanto ci sono io che sono 110 circa kg, 115 kg, e si spera che il guidatore sia comunque più leggero. Ricordatevi che dietro la ruota non è messa, è solo appoggiata, e tra l'altro non è manco dritta perché l'ho messa così. Però, per farvi capire, il problema è sulla ruota, il resto, ammortizzatore, tutto. Certo, questa altezza qui non è quella giusta, però a parte che per guidare ci si può tranquillamente mettere in una posizione più bassa. Se dobbiamo fare uno spario, qui c'è la carena. Questa può essere una posizione tranquillissima per guidare, molto appoggiato, forse sarebbe meglio, però a livello di telaio, ammortizzatore mi sembra che ci siamo, e per un utilizzo come monopattino ci si tira su, si può volendo tirare su il manubrio e guidarlo, questa altezza però è alto. A livello di altezza da terra, secondo me va bene, le batterie vanno messe laterali per non occupare ulteriore spazio, perché sennò ci alziamo noi. Il terzo motore bisogna vedere, è la cosa un pochettino più complicata, perché le centraline, una si può mettere dietro, ci sta paro paro. Per farvi capire, centralina, se si mette qui ci sta paro paro. Se bisogna metterci il motore a girare qua sotto, bisogna vedere gli spazi, si può sempre mettere comunque sia... Qui si può ricavare altri 4 cm e portarla tutta dentro. Comunque questo sta giusto, c'è il minore dei problemi. Tipo così. Questo si può aggiustare, il minore dei problemi. Centralina davanti, a mio avviso, si può mettere tranquillamente così, a dissipare anche il calore. Poi la centralina davanti è molto più piccola di questa. Bene, noi ci vediamo alla prossima, ovviamente. Questi progetti saranno progetti abbastanza lunghi, complicati, ma divertenti. Anche perché voglio vedere di realizzare un primo prototipo prima di andare a EICMA. Così che quando tutti mi diranno il nostro veicolo sarà, e te sei lì che pensi cosa ho appena fatto io? Ok. E andrai a giro dicendo tipo questo lo sfido, questo lo sfido, questo lo sfido, questo lo sfido. No vabbè, vediamo un attimino cosa può essere. Perché ovviamente se uno pensa a quei lavori lì, no? Cioè l'energica, voglio dire, è una delle moto elettriche più veloci che ci siano. Ci fanno i campionati. Basterebbe prendere quel telaio, tagliarlo, quel motore, quei componenti e andare a quelle velocità che già ci arriva. Però qua giù secondo me sarà un esperimento differente. Come vi avevo detto, questo telaio voglio usare proprio questo perché ci sono tanti giochi che può fare questo telaio. Lo vorrei riconvertire e potrebbe essere un esperimento anche per tutti quanti, dato che d'ora in poi i monopattini potrebbero essere vietati, potrebbero essere tutto quello che vi pare, potrebbe essere un bel esperimento convertire un aggeggio in monopattino e poi un monopattini di nuovo in biciclette o cose simili. Vediamo un po'.
qualcosa riusciamo a farci. Bene, vi invito quindi a iscrivervi a tutti i canali social, perché ovviamente il progetto sarà lungo e condividerò gli aggiornamenti laggiù. Noi ci vediamo alla prossima. Molto buongiorno.